Sarà un percorso a tappe che per tutta l'estate vedrà protagonisti centinaia di bambini e ragazzi con attività di laboratorio e letture di romanzi, saggi, fumetti e poesie. Torna anche quest'anno un pieno di libri, l'iniziativa promossa dall'assessorato alle biblioteche e dal sistema bibliotecario del comune di Fano, che ripropone l'iniziativa per incentivare la lettura tra i giovani. È una seconda edizione per un pieno di libri dopo il successo dell'anno scorso, un successo grande anche perché sviluppato in un contesto ancora complesso e difficile, caratterizzato dalla pandemia e da tante restrizioni. Quest'anno abbiamo la possibilità invece di poter esprimere al meglio le potenzialità di questa manifestazione. Sono già oltre 300 i bambini e ragazzi tra i 6 e i 14 anni che si sono iscritti per questi 7 appuntamenti che dal 17 di giugno al 9 di settembre accompagneranno con la lettura l'estate fanese. 7 appuntamenti che vedono coinvolti come protagonisti non solo il sistema bibliotecario ma anche librerie e scuole della nostra città. Un aspetto importante che fa pienamente parte di una cornice anche più grande e articolata, che è quella del patto della lettura e di Fano Città che Legge, che vede per l'appunto un investimento grande sulla lettura, in particolare per giovani e giovanissimi. Il programma prenderà il via domani con l'iniziativa intitolata Un pieno d'indizi, che prevede una caccia al tesoro con le bibliotecarie Laura Murazzini e Lucia Muzio. Il primo e l'ultimo li organizziamo come da programma alla Mediateca Montanari, quindi il primo appuntamento il 17 giugno, sono già state aperte le iscrizioni, e l'ultimo invece il 9 di settembre, quello finale, dove insomma ci sarà anche un premio per i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze che avranno partecipato. Poi a seguire invece da luglio, per luglio e agosto invece gli appuntamenti saranno nelle librerie. Sono 5 le librerie quest'anno che hanno aderito al programma, che si impegnano insieme a noi a realizzare degli appuntamenti dedicati alla lettura, dedicati al gioco, al divertimento, e per scandire quest'estate di letture per i bambini delle scuole di Fano. Le scuole che partecipano come l'anno scorso sono tutte quelle, appunto, le primarie e le secondarie di primo grado pubbliche del comune di Fano, e quindi insomma gli iscritti già sono tanti, ma è possibile continuare ad iscriversi. Basta passare in libreria o in biblioteca, prendere la brochure dove appunto c'è il link a cui i bambini, le bambine, i ragazzi e le ragazze possono iscriversi complessivamente a tutta l'iniziativa. Quindi ci si iscrive complessivamente a tutta l'iniziativa, poi di volta in volta all'appuntamento a cui si vuole partecipare, che appunto è descritto nel programma.